12 mesi alla partenza. Tra un anno esatto prenderemo questo furgone, questo van Ermanno e lo porteremo in Nord Europa, Svezia, Norvegia e Islanda. 2 mesi di viaggio che richiedono una preparazione tecnica e non solo, importantissima. Sono qui per riassumere tutto quello che è successo nell'ultimo trimestre, fare il punto della situazione, in quanto non è solo l'idea di andare a fare due o tre foto per Instagram in Nord Europa, è qualcosa di molto più ambizioso, portare un mezzo vecchio, obsoleto, eccetera, eccetera, ad essere autosufficiente dal punto di vista energetico, anche per quanto riguarda il riscaldamento, quindi un vero off-grid, non un off-grid che si ferma al piano cottura induzione, ma che arriva a garantirci piena autonomia per tutto, tranne che per la trazione. Ok, lì mi fermo e rimango al GPL. Come potete immaginare, sia per quanto riguarda la parte meccanica, sia per quanto riguarda la parte di impianto elettrico, quindi pannelli solari, batteria al litio e quant'altro, questo obiettivo comporta notevoli sforzi di tipo progettuale. Per quale motivo? Perché è vero, si potrebbe fare la stessa cosa, come ha suggerito qualcuno, ad esempio, con un pacco batteria di un'auto elettrica da 48 volt, 20 kW, che ricarichi abbastanza in fretta anche dalle colonnine di ricarica delle automobili. Perché no? C'è un problema però. Fare questo vuol dire appoggiarsi di nuovo a fonti non per forza rinnovabili. In Islanda questo potrebbe anche andare bene, tra l'altro, perché in Islanda il 90-95% dell'energia è prodotta dalla geotermia, però vorrei creare un precedente che sia scalabile non solo in Islanda. La sfida maggiore è produrre energia dove non c'è sole. Dove non c'è sole bisogna cercare delle soluzioni alternative. Una di queste, ed è la prima di cui vi parlo, sono i pannelli solari amorfi. Ve ne mostro uno, è arrotolato ancora. Lo produce un'azienda che è la Unisolar. Ci sono tre versioni solo di questo pannello, da 68 watt, da 120 e da 150, vado a memoria. La cosa interessante, oltre al fatto che è arrotolabile, non flessibile ma arrotolabile, è che si tratta di un pannello amorfo. Lo vedete dal colore delle celle, sono celle molto scure. Amorfo cosa vuol dire? Vuol dire che ha un basso contenuto di silicio e che è in grado di attivarsi non per irraggiamento diretto o non in condizioni di scarsa luce, ma anche quando è nuvolo e addirittura quando piove. Anche quando è in ombra, di fatto raggiunge una certa tensione. Io l'ho misurato, ho pubblicato un paio di foto su Facebook. La tensione di questo pannello da 68 watt dentro il capannone di MM Vintage Cars, quindi di Maurizio, completamente in ombra, era 18 volt contro i 17 volt del pannello che ho sul tetto della Solbian, che però è un 175 watt. Quindi questo pannello, avendo quasi un terzo del wattaggio del Solbian, raggiungeva una tensione maggiore. È vero, devo fare la prova degli ampere e non soltanto dei volt, però questa premessa mi fa ben sperare. Devo trovare il sistema di collegarli ancora, però, perché vedete qui dietro il pannello abbiamo due uscite. Bisogna trovare un modo per collegarci i suoi connettori. Facile, direte voi. Se ti accontenti di un normale MPPT è semplice. Io però aspetto riscontro dal venditore italiano di questi pannelli, che ha commissionato, da quello che mi raccontava, a un'azienda la creazione di micro MPPT in forma di schedine da utilizzare per questi pannelli, che addirittura potrebbero aumentarne la potenza. Il venditore mi ha raccontato di aver creato un sistema estraibile, quindi un tendalino di fatto solare, possiamo chiamarlo così, con i suoi pannelli uno accanto all'altro che si possono arrotolare. E la stessa cosa voglio provare a farla io all'esterno di Ermanno, con tre di questi pannelli uno a fianco all'altro, per riuscire quindi a produrre energia anche quando piove o è nuvolo, cosa che potrebbe verificarsi abbastanza di frequente in Nord Europa e soprattutto in Islanda. Questa è un'idea per produrre energia
anche in condizioni difficili, perché mi sto rendendo conto, sperimentando a casa i pannelli, ad esempio, di Gioco Solutions, che quando basta che arrivi un po' di nuvolo, un po' di cielo nuvoloso, la tensione si abbassa del pannello, questo smette di produrre energia. Ho visto questo fenomeno verificarsi con lo Yeti Goal Zero che utilizzo a casa. Ho piazzato un pannello Gioco Solutions proprio da 105 watt sul davanzale, passa una nuvola in cielo e vedete che il pallino blu che segnala che sta passando corrente si spegne, la tensione cala, i wattaggi scendono, il pallino blu scompare. Non possiamo permettercelo nel momento in cui decidiamo di spostare il nostro approvvigionamento energetico dal gas, dal diesel, dalla benzina al sole in primis. E quindi, anche quando ci sono condizioni come queste di adesso, di questa mattina, bisogna che i pannelli lavorino. È vero che lo stesso risultato si può ottenere con pannelli top di gamma come i Solbian, soprattutto se collegati in serie, ma a me piace sperimentare, quindi voglio vedere la differenza. Se anche questi producessero un 20-30% di più in condizioni nuvolose rispetto ai Solbian, sarei già contento, perché devo raggiungere, come dire, il massimo risultato, il miglior risultato possibile da tutti i punti di vista. Poi che altro è successo in questo trimestre? Beh, avete visto dai video, abbiamo montato i cerchi in lega cromodora della Fiat Dino. Per quale motivo? Uno, perché sono compatibili, due, perché sono molto più leggeri, quindi abbiamo risparmiato 40 kg e non è male, e perché mi consentono di fare a meno della camera d'aria che 2 o 3 volte l'anno si fora di solito, andando così a evitare un rischio, anche se minimo, durante il viaggio. Tenete conto di una cosa: questo viaggio è complesso non solo perché ho deciso di puntare all'autonomia energetica totale, ma anche perché siamo in quattro dentro qui. Siamo in quattro e abbiamo diverse esigenze. 2 adulti, 2 bambini richiedono, come dire, un'organizzazione non indifferente. Quindi la mia idea è anche di viaggiare confortevoli, di non essere sempre lì a riparare, sistemare qualcosa. Da qui la scelta, appunto, di passare dai cerchi in ferro con camera d'aria ai cerchi in lega senza camera d'aria. Altra novità in arrivo, questa può essere interessante al di là del discorso energetico, ma che rientra comunque nel vogliamo un viaggio organizzato fino all'ultimo dettaglio, perché staremo via 2 mesi e siamo in quattro, è il Gobius Pro. Che cos'è il Gobius Pro? È una sonda che avevo già provato per la vaschetta del radiatore, che però invece si presta molto bene per monitorare il livello dei liquidi a partire dalle acque chiare del nostro serbatoio e segnalarti quando il serbatoio è pieno o quando si sta per svuotare. Questa sonda ha tutta una sua modalità di installazione e collegamento, è piuttosto semplice, ci girerò un video apposta così capite anche se vi interessa come usarla. È un buon prodotto e in questa versione Gobius Pro ha l'app Bluetooth, quindi dal telefono, mentre tu stai riempiendo il tuo serbatoio, puoi controllare il livello dell'acqua che sale, così sembrerebbe. Ovviamente passano i mesi, ma non passano le rogne, nel senso che si presenta comunque sempre qualche piccolo problema, perché noi il mezzo continuiamo ad usarlo. Saremo ad esempio in giro questo ponte di giugno per delle strutture come birrifici, allevamenti, vigneti, aziende agricole, eccetera, eccetera, per conto di AgriCamper Italia. È una collaborazione, ma vi consiglio di scaricarvi l'app AgriCamper Italia. Vi lascio in descrizione anche il codice per avere un po' di sconto nella tessera annuale, che comunque ha un prezzo irrisorio. Grazie a questa tessera potete dormire in queste aree, che sono oltre 200 in tutta Italia, gratis la prima notte. Molto bello, vi toglie l'ansia della forestale, della polizia, di chi potrebbe venire a rompervi le scatole in sosta libera. Dicevo, ci sono anche imprevisti lungo il percorso e ce ne saranno altri, immagino. Uno di questi è stato un mezzo ictus, chiamiamolo così, dello Sterling Power 1230. Io ho questo modello da 12 volt, ti dà fino a 30 A, quindi mi sono già portato avanti e
e ho acquistato l'Orion. Conoscete bene ormai tutti questo prodotto, è un DC-DC charger, carica da batteria motore e quindi da batteria motore a batteria servizi, e vi permette di impostare tutti i parametri, no, dal vostro smartphone per una ricarica idonea alle batterie LiFePO 4. Purtroppo, a differenza dello Stirling Power, questo raggiunge solo i 220 watt, circa 18 ampere, e quindi o se ne utilizzano due collegati fra loro oppure si passa a un modello maggiore, ma qui c'è ancora da studiare come affrontare la questione, per quale motivo, perché ancora non so che cosa ne sarà del mio alternatore. L'alternatore del mio mezzo è un 45 ampere, quindi una robetta, e va o maggiorato o sdoppiato. Infatti sono andato da Rino, avrete visto il video, Rino di Camper Service a Bastia Umbra, qualche settimana fa, a proprio approfondire la questione 12 o 24 volt, cioè lasciamo il nostro impianto elettrico a 12 volt o passiamo ai 24 volt. Sembrava meglio il 24 volt, e ho conosciuto in quell'occasione, proprio guarda caso, dei ragazzi che saluto, i due bighelloni si chiamano su YouTube e Instagram, che sono passati a 24 volt con un impianto da 10 kWh di capacità nominale, che è quello a cui punto anch'io, no? Però sia Roberto Minoia sia Rino stesso mi hanno confermato che fino a 5 kW di potenza di impianto, di consumi si intende, non ha senso passare ai 24 volt fino a 5 kW. Dato che noi arriviamo a 4 kW e ne utilizziamo effettivi 3,5 quando sta andando la piastra cottura induzione, capite che mi fido del loro parere, mi fido della loro opinione, sono molto più esperti di me e dico ok, rimaniamo a 12 volt, fine della questione. Quindi il mio inverter NDS a 24 volt, 3000 watt che pensavo di utilizzare, a questo punto lo devo vendere. Se vi interessa scrivetemi, lo metterò su subito, vedremo comunque, perché qui il budget influisce non poco su questo tipo di decisioni, quindi se ci sono più soldi, più fondi o meno, io posso spaziare da un prodotto all'altro. Bisogna tenere d'occhio anche questo aspetto qua. Mancano 12 mesi, ma fanno presto a passare, e i costi per il biglietto dell'Islanda sono notevoli. Andata e ritorno siamo sui 3.000-3.500 euro. Poi sta aumentando tutto, quindi che ve lo dico a fare? Per quanto riguarda sempre il discorso energetico, tornando a Rino e a Bastia Umbra, ho colto l'occasione per passare anche da Gabriele di Lithio Store. Avrete visto il video del magazzino, tra virgolette, segreto perché non è aperto al pubblico, di Lithio Store. Sono passato da lui per quale motivo? Per anche lì definire la questione batterie. Io qui di spazio ne ho poco, questa è un'ulteriore sfida che si aggiunge alle precedenti. E questo ha portato un altro allineamento dei pianeti, come lo chiamo io, perché Gabriele mi ha comunicato in anteprima, e io la rigiro a voi come informazione in anteprima, che stanno per arrivare nel suo e-commerce le batterie da 12 volt a 400 ampere ora, quindi due di queste bastano per arrivare ai famosi 10 kWh di capacità nominale, che per me, come dire, è lo standard, la base, il minimo sindacale per avere il famoso off-grid totale, anche per quanto riguarda il riscaldamento. Sul riscaldamento ci arrivo a fine anno, non vi svelo nulla ancora, ma sarà interessante vedere che prodotto ho scelto, perché alla fine mi sono orientato su qualcosa che già esiste, che mi sembra favoloso per un basso consumo e un'altissima resa, tutto in elettrico. Le due batterie, quindi da 400 ampere ora, l'una a 12 volt, ci stanno a filo sotto un sedile, quindi basta lo spazio di un sedile, e anche un mezzo come questo diventa una piccola centrale itinerante che ha sufficiente energia appunto per alimentare tutto. Ci dovranno essere anche dei sistemi alternativi al piano cottura induzione e alla pentola elettrica, perché entrambi dipendono solo dall'energia elettrica. Entrambi funzionano solo energia elettrica, ovvio, però sarebbe utile riuscire ad avere una ricarica al 100% delle batterie, quindi con l'energia disponibile in quel momento, senza avere un carico attaccato. Se c'è sole e stiamo cucinando, la ricarica in quel momento sarà al meno 40%, perché il 140% lo sta usando il piano cottura induzione in quel momento. Quindi ecco che se riusciamo a cucinare gas free ed energy free, insomma, anche in questi frangenti, male non fa. Idem per quanto riguarda il riscaldamento del boiler elettrico. Ho già trovato e individuato una soluzione molto interessante in America, questa, e me ne parlerò nel prossimo trimestre, immagino, perché l'ho scoperta da pochi giorni, che non è altro che un piccolo
piccolo sistema di accumulo dell'acqua che può essere riscaldato da una presa accendisigare 12 volt, conservare il calore, andare in pressione tutto a batteria, senza pesare quindi troppo sull'impianto elettrico. Ecco che se riusciamo a utilizzare questo sistema le volte che dobbiamo farci la doccia, e ripeto, siamo in 4 senza accendere il boiler e il Gena da 600 watt elettrico a 220 volt, tanto meglio, risparmiamo un pochino di ampere ora e male non fa. Le ultime due cose, quindi riprendo il discorso, vedete ce ne sono tantissime in ballo, sono uno l'alternatore che Rino suggeriva appunto di sdoppiare, quindi utilizzare due alternatori, uno per il circuito elettrico del furgone e l'altro per la ricarica delle batterie al litio. Dovrò utilizzare quindi un alternator to battery charger, secondo Rino, e non più un battery to battery charger. Da capire però questa questione collegata all'ultima, che vi spiego adesso, insieme a chi? A un preparatore di fuoristrada, perché mi sembra la figura più idonea per sporcarsi le mani e lanciarsi in questa avventura. Tenete conto che i normali meccanici, i normali elettrauto storcono il naso quando andate a fargli questo tipo di richieste, quindi dovete andare con gente che è abituata a essere più, come dire, a osare di più, ecco. E i preparatori di fuoristrada in questo senso sono tipicamente dei pazzi a piede libero. Questo che ho scelto io è uno di questi. Si trova con la sua officina in mezzo agli Appennini, al confine tra Emilia e Toscana, e dovrebbe aiutarmi sia nella questione switch o maggiorazione dell'alternatore, le ipotesi sono due, sia nel rinforzo e nel cambio soprattutto delle sospensioni. Perché avendo aggiunto comunque peso tra una cosa e l'altra, l'allestimento, l'equipaggiamento, le batterie, gli accessori e via dicendo, avendo aggiunto peso dobbiamo cercare di stare un po' più alti dal livello a cui siamo ora. Vedete le immagini, siamo veramente molto molto bassi. Questo è un problema noto del Fiat 238 e si può correggere con degli ammortizzatori fatti, realizzati su misura, che ci dovrebbero permettere di un rialzo di almeno 6-7 centimetri, se no 10 anche, perché no? In questo modo eviterei il rischio di toccare sui percorsi un po' dissestati e provocare dei danni, insomma. È una cosa che vorrei evitare, soprattutto in vista delle strade dell'Islanda, che non sono proprio tutte asfaltate, ecco. Questo quindi è il riassunto degli ultimi 3 mesi, dell'ultimo trimestre. Concludo con un excursus sulle ultime novità che ci sono arrivate dall'Unione Europea. Non so se avete sentito la notizia, ma è di pochi giorni fa l'annuncio che l'Unione Europea sta per investire una vagonata di milioni di euro per raggiungere una maggiore autonomia energetica grazie a che cosa? Ai pannelli solari. Questa è una news che mi ha fatto un immenso piacere. Abbiamo capito finalmente che non possiamo dipendere dai giochi sporchi di qualche potente, chiamiamolo così, di turno. Abbiamo tutti il diritto di accedere all'energia e, nella migliore delle ipotesi, autoprodurla, che è l'esito a cui voglio arrivare io. Se ti attacchi a una colonnina, se vai a fare rifornimento di gas, gasolio, se cambi le tue bombole, non stai autoproducendo nulla, stai utilizzando fonti che qualcun altro, con la mano sul rubinetto, una volta ci dà e l'altra volta no. Questa cosa l'Unione Europea ha capito essere molto pericolosa. Pare che verranno introdotti degli obblighi a scalare, a partire dagli edifici industriali, per poi passare a quelli commerciali e residenziali, e secondo me questa è un'ottima notizia per noi, per l'ambiente e per tanti. Ce la faremo, non ce la faremo? Io ci credo, io sto lavorando nel mio piccolo per realizzare questo progetto pionieristico. Vi ringrazio per i suggerimenti che mi state mandando. Fai così, fai colà, prova questo, prova quello. Cerco di provare tutto quello che ha senso provare. Alcune soluzioni purtroppo le devo scartare, anche su vostre indicazioni. Vi ho proposto con un sondaggio YouTube se preferivate vedere in azione i pannelli amorfi, la turbina eolica o la turbina idroelettrica. La turbina idroelettrica ha raggiunto il 2% di voti, quindi su un centinaio di persone che hanno votato, due sole volevano vedere la microturbina per l'idroelettrico. È un prodotto da trekking, l'ho scartata. E andremo appunto quindi sugli amorfi e sulla turbina eolica. Vi ricordo, ecco, in chiusura che l'11
e il 12, e per chi vuole anche già il 10 di giugno, quindi venerdì 10, sabato 11 e domenica 12, organizziamo una mega festa galattica, perché non siamo mica qua solo a ciapinare, a Monghidoro, Villa Immacolata. Trovate tutte le istruzioni sulla pagina Facebook, ho creato l'evento, e anche sul blog In Viaggio con Ermanno. Aperta a tutti, chi ha il furgone, chi ha il camper, chi vuole venire in tenda, chi non ha una mazza e vuole dormire dentro la villa, sono degli stanze, camerate. E staremo lì a fare cosa? A divertirci, sbevacchiare, fare escursioni, passeggiate, e io mi sono lanciato in questi ulteriori laboratori e quindi terrò un laboratorio di autoproduzione di formaggi e un altro laboratorio di fermentati. Kombucha, cavolo cappuccio, aceto è una bevanda fermentata, eccetera, eccetera, eccetera. Trovate tutti i dettagli, potete venire a ingresso libero. Se partecipate al laboratorio c'è una piccola quota, se mangiate a pranzo c'è una piccola quota. Potete anche approfittare poi del pacchetto famiglia o del pacchetto padre, figlio, single, quello che vi pare, e in questo modo pagate una volta sola per tutto il weekend, avete accesso libero a qualsiasi tipo di attività. Mi farebbe molto piacere vedervi, prendetelo come una sorta di raduno, ne ho fatti fino al 2020, poi c'è stato il lockdown, Covid, palle varie, e torniamo stavolta invece a incontrarci di persona. A me fa piacere perché un conto è rispondervi ai commenti o agli audio WhatsApp o ai messaggi Instagram, un conto è fare balotta, come si dice qui in Emilia, di persona. Trovate le istruzioni, ripeto, su Facebook per iscrivervi. Le trovate anche nel blog di Ermanno. A questo punto ho detto di tutto, di più. Grazie, arrivederci, alla prossima e un bacio. Spero di vedervi l'11 e 12 giugno. Ciao. Ah, che caldo.